Con il ritorno di Silvana sulla spiaggia del bagno La Romanina a Marina di Massa, salgono a 6 i nidi di tartaruga marina depositati sulla riviera Apo Versiliese da inizio estate. È il 18esimo in tutta la Toscana dal 1 giugno ad oggi, quello rinvenuto venerdì notte allo stabilimento massese, e segue di appena 5 giorni quello al bagno La Capannina, al Cinquale, dove il nido di Caretta Caretta in riva al mare ha generato entusiasmo tra bagnanti e balneari. Già la stavamo aspettando, dopo tanti anni è tornata e abbiamo accolto positivamente questo evento perché ci fa capire che le nostre spiagge e i nostri nidi sono ancora frequentati da questi bellissimi animali. I bambini sono entusiasti, seguono ogni giorno l'evolversi della storia e non vedono l'ora che arrivi settembre per vedere poi la schiusa. Speriamo che riescano poi a raggiungere il mare. Tutti i nidi di tartaruga sono segnalati e recintati e restano monitorati ogni mattina fino alla fine di agosto. I dati relativi ai nidi sono raccolti da ARPAT nell'ambito dell'Osservatorio Toscano per la Biodiversità. Un fenomeno che si conferma in forte crescita sulle nostre coste. Dal 2013 al 2023 i nidi registrati in Toscana sono stati 52, con un totale di 4.603 uova deposte e 1.299 piccoli nati.